Ciao a tutti, oggi volevo farvi vedere un po' la situazione della siccità nella nostra zona, perché qui siamo proprio agli estremi. Questo è come è ridotto il mais che abbiamo. Questo è un campo di 14 ettari che quando è nato era bellissimo. Adesso poi magari vi metto una foto di quel campo lì sotto, che avevo fatto una foto quando mettevo l'urea, così vi rendete conto com'era e com'è adesso. Penso che fosse il 2 o il 3 di giugno quando stavamo concimando. Qui ormai, come vedete, pannocchie non ce ne sono, forse un po' più in giù magari c'è qualcosa. Qui si vedono ancora le orme quando siamo passati a mettere l'urea da allora. Anzi, se vedete bene, ci sono ancora i chicchi dell'urea che non si sono mai sciolti. Una cosa assurda. Guardate. Sono venuti 2-3 mm d'acqua in 2 mesi, ma non hanno mai sciolto niente. Queste sono le pannocchie che abbiamo quest'anno. Adesso, scendendo giù nel campo, e 20 centimetri più alto. Di solito questi sono posti che, se vengono due temporali, noi qui in questa zona facciamo 110-120 quintali a ettaro. Quest'anno si fa zero. Vedete, dov'è? Dopo 2 mesi. Queste sono le nostre pannocchie. Questo non va neanche bene da fare il trinciato, perché questo è proprio il periodo che si dovrebbe riempire, quasi così. Che situazione. Qui dobbiamo solo pregare che qualcuno non butti qualche fiammifero o qualche cicca di sigaretta, perché sennò brucia completamente tutto. Questo è un altro mais. C'è qualcosina, ma la produzione sarà ridicola. Il problema è che noi non possiamo neanche fare trinciato, perché abbiamo un allevamento di ingrasso di piemontesi e l'insilato non lo usiamo. Quest'anno dovremo comprare praticamente tutto il mais.
anche se ne avevamo 85 ettari seminati, non penso che faremo 400-500 quintali di roba. Vada bene. Oltretutto dovremmo comprarlo a dei prezzi che non immaginiamo come saranno, perché qui praticamente prodotto ce n'è praticamente zero, perché penso che tutta la provincia di Asti sia messa come noi. Qualcuno li sta trinciando, ma non vanno, cioè è un prodotto che non va neanche bene da fare il trinciato, perché non essendoci pannocchi vale sì e no come il fieno. Adesso vi porto a vedere la situazione dei prati, che anche qui abbiamo tagliato, abbiamo fatto un taglio e poi non è più venuto niente, non piovendo risparmiamo anche il lavoro del secondo taglio, però anche qui dovremmo comprare il fieno. Praticamente secchi, speriamo che si riprendano, perché sennò è disastroso. Se vedete, è proprio una cosa impressionante. Oltretutto ci sono sempre 35 gradi, oltre a non piovere c'è sempre 35, 36 gradi, lento. E queste temperature torride portano a seccare tutto. Vedete, anche qui nella valle, normalmente sono posti un po' più freschi, è tutto secco. L'unica cosa che viene un pochino è la medica. Questo, abbiamo fatto il terzo taglio, cioè tre tagli ridicoli, perché comunque in tre tagli si è fatto tanto quanto un normale primo, però almeno tiene. Qui è praticamente secco. Adesso dovremmo vedere cosa fare, se passare direttamente con certi pezzi. Penso che non valga la pena passare con la mietitrebbia. E alcuni li trinceremo direttamente col trincio stocchi. Pratico. Adesso vi porto a vedere la situazione nel vigneto, anche lì è abbastanza messo male. Questa è la soia, è alta 20 cm, anche lì sta già, come vedete, sta già partendo delle foglie in basso. Adesso vi faccio vedere. Questo è un vigneto di 4 anni, come vedete i grappoli stanno seccando,
queste foglie, come vedete la vite sta seccando. Questo è il periodo dovrebbe essere il periodo dell'invaiatura, come vedete dovrebbe cambiare colore, ma qui stanno cadendo, sta seccando. Come tocchiamo vedete la roba per terra. Poi hanno questo è un vigneto di 4 anni, di solito avevamo già cimato 2 volte, quest'anno abbiamo deciso di non toccarli per tenere un po' di vegetazione, perché sennò vedete secco. Quella è tutta uva che cade, ma ne cadrà ancora dell'altra, perché guardate questo grappolo. Vedete, le foglie stanno seccando, ormai c'è, la pianta non ha più acqua. Qualcuno sta cercando di dare, passano con delle botti nelle viti, ma non stanno risolvendo niente, perché comunque bisognerebbe, per irrigare un vigneto del genere bisognerebbe almeno dare 500 metri cubi di acqua a ettaro. Sono quantitativi che qui da noi non ci sono, qui sono asciugati tutti i pozzi, non è mai successo noi che dobbiamo irrigare, perciò non siamo attrezzati. Adesso vi porto a vedere un vigneto nuovo. Questo è un vigneto nuovo che forse voi vedrete l'impianto in un video. Questo, alcune barbatelle sono seccate. E questo l'abbiamo già bagnato 2 volte, ma sono quei lavori che c'è riuscire. Vedete? Questa è seccata da poco. Dovrebbero almeno avere un metro di vegetazione, non c'è niente. Almeno dovrebbero essere tutte così, almeno. Adesso qualcuno addirittura aveva già un grappolino d'uva, queste sono barbatelle piantate a febbraio. Adesso sta settimana passeremo di nuovo a dargli un po' di acqua, andiamo 3-4 litri per pianta. Giusto per tenerle vive, sperando che venga qualche temporale prima o poi. Qui c'è dell'altro mais, questo campo addirittura l'abbiamo seminato 2 volte perché era stato, come vedete c'è del mais più piccolo, e siamo passati 2 volte perché qui era stato mangiato dai cinghiali. Questo è ancora un po' verde, ma qualche pannocchia c'è, ma non so cosa si farà. Come vi dicevo, quest'anno lo dovremmo comprare quasi tutto. Il problema è trovarlo, soprattutto il fieno, perché se ne è prodotto pochissimo dappertutto e non si troverà. Dovremmo valutare se varrà la pena tenere degli animali o
venderne un po' e stare un po' fermi. Questa è una panchina che ha fatto un nostro vicino di Matite, uno dei posti lì abbiamo le nostre. Qui è un posto molto panoramico. Qui siamo in altri vigneti, questo è un vigneto di Barbera che è alla prima vendemmia. Come vedete di uva ne aveva un sacco, solo che sta appassendo. Poi hanno vegetato pochissimo. Vedete, la vite ha vegetato poco quest'anno. Questi sono vigneti che dovevano avere una chioma, invece è già tanto che stanno vivi. Qui poteva, cioè almeno dovevano essere tutte così le viti, però ce n'è solo qualcuna. Come vedete il terreno sono tutte crepe. E questa è anche una vigna vecchia. Come vedete l'uva è all'invaiatura. Di dietro, nella parte che prende meno sole, i grappoli non sono malvagi, invece nella parte esposta, guardate la differenza, tutta l'uva, vedete questa parte qui che è secca. Questa è Barbera, gli acini dovrebbero essere grossi tre volte almeno. Vedete la differenza tra la parte a nord e quella esposta al sole. Guardate qua, questo grappolo è seccato completamente e questi stanno seccando le punte. Comunque adesso io vi saluto. Vi ringrazio per la visione e iscrivetevi tutti al canale di Gabri982 per guardare i nostri video.